Adelaide Studios. Ciao, oggi sono qui col buon Simone. Ciao a tutti. Abbiamo deciso di fare un piccolo esperimento. Simone San si occupa di... L'avete già visto su questo canale? Allora, sia su YouTube che su Twitch mi occupo di retro gaming. Però su YouTube solitamente carico long play di giochi per NES. Mentre su Twitch invece alterno, faccio NES, arcade, DOS. È capitato anche qualche indie di Super Mario per PC, vabbè, che altre Diciamo novità hack di sicuro. e cinesate varie. Anche. Allora, nonostante io abbia, diciamo, gli stessi gusti di Simone, negli ultimi anni ho cominciato a sviluppare un gusto particolare per il new retro, no? Una di queste cose molto belle che è finalmente sbarcata su Steam, ormai è qualche anno che è su Steam, ma che Simone non ha mai giocato, è Maldita Castiglia, gioco di Esatto. Loco Malito. Tra l'altro io ho provato l'Abbaye de Mort. Per questa ragione che ho deciso di far provare a Simone un gioco con cui lui è familiare, ma non è familiare. Perché? Perché Cursed Castilla, Curse Castilla. Castilla X è un gioco fortemente ispirato al classico Ghost and Goblins, che Simone immagino Sì, conoscerà. beh, ovvio. Un arcade, Cioè, diciamo, con delle voglio dire. le conversioni anche su NES. Quale gioco migliore per racchiudere proprio il mondo dell'arcade, delle console primigene, se non Ghost and Goblins? Detto ciò, non perdiamo tempo e mostriamo a Simone. Intanto, ecco qua lo scettro del potere. Oh, grazie. Mostriamo a Simone di cosa si parla in questo gioco. Allora, press any key or button to... Vabbè, che differenza c'è tra key e button? Non significa niente da pulsante. Loco Malito ci teneva a specificare. Intanto, molto carino il Va fatto che bene. insomma simuli l'arcade con le barrette laterali e la ratio dello schermo 4 Esatto. terzi. È proprio un gioco ambientato nella Castiglia, che credo sia una regione spagnola, no? Sì. New game. Credo che ti chiederà la difficoltà. No, Don Don Ramiro, Ramiro! Quesada, Don Diego and Mendoza. Infatti la mappa è proprio precisa, Quella. identica a quella di Ghosts and Goblins. Quella là. Primo livello, il personaggio, tutto. Hai Aspetta. proprio un mondo da scoprire. Ok, allora, ho capito i comandi. Ma è bellissimo! È troppo bello! Va, te mori. Oh mio Dio! Oh! Girate! Ah! Cazzo su picciole! Allora, hai 3 punti ferita. Ah, già ne ho sprecato uno. Guarda! Oddio! Morta! Qua che c'è? Ah, mamma Recuperi un mia! Ho punto vita. recuperato un punto vita! Questo per esempio mi ricorda il secondo livello di Ghosts and Goblins. Madonna! Grandioso! Sicuramente ci saranno tipo Shield! Aspetta, ecco. L'ho decapitato. Oh mio Dio, qua ci sono tipo zombie sul patibolo. Ricordo che c'è un trucco, colpisci quell'insegna. Quell'insegna, questa? Sì, Quello, quello! ok. Ricordavo Quello! bene, ricordavo bene. Prendi lo moltiplicatore di punteggio. Sì! L'ho preso! Pensavi di Bella, bella beccarmi! schivata. Vai, è morto! È un... Ah, Ti un'arma! aiuta. È un'arma! Attenzione! Non sapevo... Che... RIP. RIP, mi dice, RIP! Ah, Ah, puoi sparare lo verso stesso, posso l'alto. sparare in alto! Dà molta soddisfazione. Mori! Che cool! Oddio! L'avevo detto che era bello È bello completo, bello tosto! tosto. Mamma mia! Oh, finalmente sono riuscito ad ammazzarli senza morire. Il gioco è apprendimento. Beh, già lo sapevi e quindi l'hai Già lo anticipato. sapevo, e infatti. Guarda un po', ma Che vedi? differenza rispetto a prima? Certo, ora ho imparato. Extra life! Extra life. Sword! Sword. Vabbè, non ci posso neanche salire di sopra. Mamma! Ecco. Bella. Pensava passarsi da sotto. Qua vedo un collegamento con Kid Nicky Radical Ninja. Perché ci sono dei nemici in alcuni livelli che sbucano proprio arrampicandosi verso la collina. No, collina, insomma. Ci siamo capiti. Sì. Che
che sono concentrato e per adesso magari non mi vengono le parole giuste. Go. Il boss. Oh, qui c'è un boss. Lo devo colpire in faccia. In faccia, bene. Sì. Scommetto che quello di prima era solo un mini boss. Mini boss. Ora sì. Penso che questo sia il vero boss. Già il pattern dei nemici l'ho già capito. Allora. Oddio, non è uno di quei giochi che ti prende in giro, ti dice, dai, sì, ce la puoi fare, però è solamente il primo livello. Questo poi è il diventa, primo livello. Poi diventa spaventosamente tosto. Oh, ma insomma, ogni tanto devo colpire il boss, cucina. Voglio ricredermi, anche il primo boss spacca i culi. Bravo, hai fatto bene a ricrederti. Tra l'altro non si può muovere mentre mira in su. Cioè, io se devo stare in alto devo stare fermo per forza. Comunque mi fa partire direttamente dal boss. Sì, mi sì, sì. Questa cosa mi piace, eh. Se vuoi il finale, quello segreto, in cui devi, cioè, devi battere non ti dico cosa, devi conservarti continuo per tutto il gioco. E quella diventa una sfida veramente seria, ma è una sfida che ti puoi conservare anche per, diciamo... Per un attimo mi sembrava che stessi dicendo che c'è un finale a seconda di quanti continui si sono sprecati. Non devi sprecarne Non tanti. Devi sprecarne troppi, perché sennò non puoi accedere al boss segreto. Maron, basta! Che Kaiser! C'eri quasi. C'ero quasi! Dai, da capo. Yeah. Grande! Grazie! For God and Castilla! Grandioso, dai. Capitolo 2. Qua ci sono le arpie, mamma mia, che fastidio. Ehi, tu! Ehi, ma questo c'ha una cosa! Sì, una cosa pericolosa. Ah, allora, niente. Ti piacciono le arpie, non sono fantastiche? Sì. Comunque un plauso va a Loco Malito per questo... Ma veramente? Un game design veramente d'eccezione. Loco Malito è un grande. La progressione della difficoltà, l'enemy placement non è da sottovalutare. Oh no, che soda! Madonna, che mi vedi così vicino? C'è il Covid! Devi abbassarti qua. Tra l'altro anche i tuoi amici gli levano vita. Non me ne ero accorto, hai fatto bene a dirmelo. Grazie, mamma mia, che valorosi guerrieri. Comunque, che Sada già è andato. Aspetta, oh, con la calma però. Ah, cioè, mi sembrava da finire. Nascono già incazzati sti cosi. Doppio salto. Doppio salto! Sì, questi mi tirano... Comunque c'è di buono che puoi continuare all'infinito per allenarti inizialmente, poi cominci a masterare il gioco. Beh, almeno si può continuare illimitatamente, questo è sì. L'importante. È punitivo ma non troppo. Non come Skyrica che volevo continuare, però ci sono limiti continui, che poi Skyrica è un gioco per dopo, è quel... bellissimo. Quel gioco che hai fatto in live l'altro giorno. Sì, però lo devo poi riprendere perché onestamente ancora non sono molto allenato. Questo livello c'è pure... Ghost and Goblins. Ghost and Goblins, sì. Con i mulini. Vabbè. Aia. Pensavo tra l'altro fosse... ci sta anche con la tematica spagnola. Oh. Il Don Quixote. Attenzione. Ah, perfetto. Cos'è? Blue Fairy. Fatina che ti aiuta. Se vabbè. Bang. 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 Oh. Grande. Grazie! Ah, sta piovendo qua, eh? Save up! Attenzione! Ti rendi conto? Quello di non cadere nel vuoto. Una volta che impari tutti i pattern in questo gioco, ovviamente... Sì, sì, il 50% della difficoltà è quello, imparare i pattern. E poi tra l'altro è pure una cosa elementare, cioè basta imparare pattern... Dai che ho imparato! Cioè, devo solo fare pratica, però... sì. Sì, c'è questo discorso che ti dicevo, che puoi continuare, però ti costerà la tua anima! Pazienza. Infatti non puoi raggiungere il finale segreto, Come prima volta ci può stare, voglio dire. Non stai andando per nulla male. Ah, nel frattempo sto riuscendo a colpirlo, nel mentre che evito i punti. Vabbè. Tosto, eh? Molto. Dai che sono a metà. Forse ce la farò. Mettiti più in alto.
Grande! Grande! Grazie! Boing! 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 Bellissimo! Nel frattempo Steam ci fa sapere che Karim Musa sta giocando a FIFA 2022. Sarebbe Yotobi, non so se lo conosci. Sì, Yotobi, certo. Bonus stage! Ah, bonus! Ma danno monete. Sì, però sono pacifici. Bonus over. Bonus over. Chapter 3. The Alcazar. Attenzione che si rialza. No, però la seconda volta che l'ammazza invece poi... Il gioco non è eccessivamente punitivo. Ah, però... Aspetta, questi si possono sparare. Certo. Ma questo è il mini boss del primo livello. Sì. Se ti avvicini, credo che si scopra. Visto, sì, hai ragione. Sì. Tu hai fatto una cosa che... In certi vecchi giochi funziona. Torni esatto. Indietro e poi vai avanti per vedere se viene resettato. È vero, è vero. Non ho capito che l'hai fatto per questo. No, devi, devi dargli le spalle. Vedi. Grazie. Esatto. Tutto che io una volta sono riuscito a fare tutto il discorso di non perdere tutti i continue e poi arrivare all'ultimo boss, ma l'ultimo boss è stato anche un po' troppo per me. Magari oggi riuscirei a farlo con tranquillità. Ah, un po' troppo difficile. Ah, merda. Che poi sembrano i pupi siciliani. Vero. Noi condividiamo, insomma, una storia simile a quella degli spagnoli. Sì, dal punto di vista. Questo è vero. I Borboni non erano spagnoli. Sì. Ah, una nuova. Puoi andare a destra. Ah, adesso devo cadere. Cioè, qua mi dice go. Vediamo. È una strada alternativa. Sì, fondamentalmente potevi andare o continuare in alto oppure andare a destra. Certo, se si potessero distruggere quelle candele sarebbe troppo Castlevania. Vero, ma infatti effettivamente ci ho provato per quello. Aspetta, io per curiosità voglio vedere cosa c'è. Un altro percorso. Però st'arma un po' anche... Un po'. Comoda. Un po'. Magari comoda in alcuni casi, però... Non questo. Veramente, io... A momenti ricorda un po' Cat Mario, cioè non so cosa mi aspetta. Cat Mario, cioè tipo Kaizo Mario? No, Cat Mario è quel gioco che trolla il giocatore. Sì, ho capito. Sì. Tipo Kaizo Mario. Che poi tra l'altro la musica di Cat Mario viene... Cioè la musica del primo livello di Cat Mario viene da Cheetahman di Action 52. E allora si è proprio trollare. Cioè, sì, appunto. Un trollaggio di quelli... Mamma mia, non so se ti ricordi quando l'avevo portato in live io, Action 52. Me lo ricordo decisamente. Ecco, mamma mia. Hai visto cosa c'era a sinistra? Una cassa. Ah, vedi, un altro percorso, volendo. Qua c'è un altro di quei draghetti. Ecco. Quick, 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 quick. Anche questo fuoco sacro. Io la pie. Le odio. Ma poi quante? Ho pure l'arma sbagliata. Ma poi quante? Questo cos'è questo? Puoi decidere. Non lo sapevo. Mi fa decidere l'arma. Grande locomalito che ha risolto un problema serio di veramente giochi. Cioè in altri giochi le armi sono puro caso. Qua l'arma la posso decidere io. Grande locomalito. Certo, ce ne stiamo accorgendo soltanto al terzo livello. Ma meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Calma. Calmiamoci. Proviamo. Bolas. Ma sono fantastiche. Ma infatti sai che non mi dispiace quest'arma. Cioè perché scegliere le altre cose? Sono incredibili queste. Sì. Cioè qual è lo svantaggio? Non ci vedo svantaggi. Vediamo di capirlo. Forse sono leggermente più lente del coltello, anzi della spada. Sai che forse sono veramente più... Dai un colpo solo? No. Un colpo solo e muore. Però è comoda quest'arma, devo dire. È comodissima. No! Ah, paura? Attenzione che questi qua lasciano le... Esatto. Sì, si suddividono in varie ossa. Questo è meglio decidere quali uccidere e quali no. Terrore. Una run pacifica. Non lo uccidere. Vabbè. Quasi. Comunque Bolas tutta la vita. Sì. Bolas. Che palle. Che Bolas. Allora, vediamo quanti ce n'è. Quante ce n'è? Uno. Secondo me tre. Due. Ne avevo contati tre prima. Tre. Finito. E basta. Ok.
Sono a gruppetti di tre. Hanno deciso di stare tipo a gruppetti di tre. A posto. Ma smettono di rompere il cazzo. Cioè, ci sono proprio trucchi che tu devi sapere. Allora. Potresti anche non toccarlo ultimo. Ma tu hai deciso di volerlo fare. Esatto. Ma tu hai deciso di volerlo fare comunque. No, ma guarda che ora non lo tocco più. Bolas. Potresti provare a colpire il nemico che c'è lì dal buco nel terreno, direttamente da qui. Bravo! Passati. Devo avanzare piano piano. Tu ci credi che io ero sicuro che sarebbe successo questo e te lo volevo dire? Cioè, ne ero sicuro pure io, guarda. E però l'hai fatto lo stesso. Metà magi. Carino che ci siano più percorsi. Ora magari ce n'è uno più semplice e io non lo so. Tipo per esempio a sinistra non lo sai cosa c'è. È vero, vediamo. Percorso chiuso. Ah, ok. Sai cos'è? C'è un diamantino. Sai cos'è? No. È il percorso quello per il boss segreto. Ah. Cioè, nel senso devi prendere quei cosi per sbloccarlo. Ma se hai finito tutti i continue, quelli di base, non ci puoi andare più. Allora. Ho questo ricordo che sia così. Ah! Minchia. Mamma mia. L'ultimo non c'è bisogno che lo tocchi. No, l'ultimo non lo colpisco più. Ciao. 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 Ciao, livello. Se vabbè. Ecco. Bella. Ma è un gioco bellissimo questo. Vai. Questo era, diciamo, se vabbè, un mini boss alla fine. Un mini boss. Se vabbè, chi se l'aspettava? Te, mori, mori. Vediamoci. Rip. Zip. 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 No! Ecco. No, 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 no. Ma quanti sono? Ma che cazzo ne so, veramente? Oh, un colpo extra, infatti, vedi? Ecco. No! Forse ti conviene scappare? Uno ammazzato. L'altro pure. Ti conviene scappare, scappa, scappa, scappa. Sono, sono troppi, cioè... Ma... Ah, qua mi dice go. Go, è tu go, è tu go. Qua che cos'è? Te, vab. Te. Sembra... Nemesis. Comunque Gradius. Morite, morite. Abbassati. Abbassati quando è così. Cosa mi aspetta? Oh mio Dio. No. Aia. Dai, pensavo fosse morto. Ah. Da? Sì. Passati, passati. Scendi. Va bene, uguale. Però non so. Va, salta adesso prima. Oddio! Che. Che culo. Vabbè. Quante volte sto dicendo se vabbè? Troppe. Quel saltona. Lo sapevo io. Se vabbè. L'ansia in questo momento è. A mille. Ce l'hai fatta. Dai! Yeah! Mamma mia, non vedevo l'ora. Magi mia. Don Quixote. Crazy Quixote. Crazy Quixote, bravo, infatti. Sì, ma non ho capito come si colpisce. Però. Adesso. Ah. Ora che è a fuoco, quando va a fuoco. Ah, quando va a fuoco ti deve colpire. Quando invece è normale... Non gli fai un cazzo. Ci vorrebbe un trucco per capire come schivare più attacchi. Con l'esperienza. Posso sperare? Ah, ecco, si posso le pagine sì. Spostati sulla sinistra. Mamma mia. Ora puoi colpirlo. Secondo me questo è il boss più lungo di tutto il gioco. Ma effettivamente no. Gli fai poco danno e... No, non è il boss più lungo. Ricordo che ci sono alcuni più... Questo sarà una bella sfida questo qua. Ce la farò resistere più di così, dai. Ce la farai, ce la farai. Dai, ce la facciamo, dai. Ah, ti ha fatto la pinta. Mi aspettavo che riapparisse dallo stesso lato. Questa è la prova che dobbiamo stare sempre al centro. Ah, intanto qua neanche una fiamma addosso mi è arrivata. Ora però sì. Qua, vai, 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 vai. Perfetto. Oh, 4 di danno già io ho fatto, eh. Dai. Oh, madonna mia. Mi sono girato sulla sinistra, giuro. Ma forse non è l'arma esatta per sconfiggere sto boss. Però non la puoi cambiare. Amane. Donna. Cafuddalo, cafuddalo. Vai che non me la sono cavata male stavolta. No, no, ottimo, ottimo, sta andando benissimo. Attenzione alle fiamme.
Madonna mia! Basta lanciarmi coltelli, basta! È una prova di resistenza in pratica. Esatto, no, non voglio dire infatti che sia difficile, perché comunque io non sono abituato, ci dobbiamo fare l'abitudine. Cioè, ci devo fare l'abitudine, tu già sei pratico. Ma sai, è tanto che non ci gioco. Non vuol dire che io me la caverei al primo tentativo, eh? No, il boss devo dire non mi fa più paura come prima, perché ormai lo sto capendo. Le asce! Tana. Buttana tua sorella, che Don Quixote. Vabbè? Abbassati, abbassati. Qua sei al sicuro. Più alto quando ci sono le pagine. Mm-hmm. Poi basso per i coltelli. No! Minchia, no, lanciare i coltelli lì. Ma perché deve mettere a lanciare i coltelli? È pesantissimo lanciare i coltelli là. No, comunque io so che ce la posso fare. Ormai sto imparando. Minchia, schivata. Oddio! Wow! Grande. No, ne mancava uno! Aveva un cuore, aveva. Ce la puoi fare, Simone, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Dai, 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 dai! Il fatto è che tu devi cercare di prevedere quando è che ti lancia le pagine. No, no! Allora, concentrazione, dai. Attenzione! Lontano. Certe mosse sono difficili da prevedere, almeno per adesso, dato che sono le prime armi in questo gioco. Quello al centro si doveva mettere. Di nuovo lo sta facendo. Eh sì, perché siamo alla fine, abbassati. Ah! Io non lo so. Loco malito, cioè proprio... Perché malo in spagnolo significa cattivo, capito? Pazzo... cattivello. Io non sono un tipo che parla siciliano mattina e sera, però questo gioco mi sta facendo parlare in siciliano. No, che fai? Ti ho detto di andare indietro. Se asce, cioè, come potevo evitarlo? Che pazzia, oh. Pazzurdo, come dici tu ogni tanto. Sì, infatti. Questo termine l'ho sentito dirette la prima volta. Sì, infatti. Poi però una volta mi ricordo che c'era Satoru che era ospite in un altro canale. Questo altro ragazzo praticamente l'ha usato pure lui. E infatti... Chi era questo? Narco Yuri. Hai ragione. Sì, Gabriele dice... Gabriele. Fattudo. Gabriele. Ciao, Narco Yuri. Per una ragione o per l'altra, finisce sempre che citiamo Gabriele nei miei video. Vero, ma veramente? Anche l'altra volta è successo. Anche quando stavamo registrando, insomma, i videogiochi cristiani. Il Wisdom Tree. È bravo. Antipatico. E infatti te la sghignazza, ma presto, tanto sarò io a sghignazzarmela, eh. No! Dai, non l'ha colpito, non ci posso credere. Ah, oddio. Dai, mancano solo... due colpi. Non mi tradire, gioco. Dai. Sto malissimo. È certo che ci sono rimasto male. Stava per morire dopo tanta fatica. 20 continui ci siamo arrivati. Ci picchia. No, 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 no. Cazzo. Ah. Mi sento qualche noto youtuber in questo momento. Barella quando gioca. Esatto, sì. Ma non solo americano, anche italiano. No, ci sono anche quelli italiani che... Ce n'è uno che impazzisce, tipo che ci fa... Come si chiama? Zeb. Zeb, lui. Ciao Zeb, se ci stai seguendo. Non credo. Ci provi comunque a colpirlo, non si sa mai. Esatto. Grande, oddio! Grande! Ti ho fatto danno che ho fatto! Oh no, oh no, oh no! No, oh no! Cazzo! Porco il numero 2! Cioè, non ho avuto occasione di colpirlo perché si è messo nel lato sbagliato. E che cazzo, però! Buono, buono, stai andando bene. Grazie, speriamo di continuare ad andare bene stavolta. Ah! Oh mio Dio! Se questo non si chiama culo... Si chiamano riflessi, si chiamano. Beh, anche effettivamente, sì. Però soprattutto culo. Basso, basso. Oddio! Ottimo. Dai, che ci siamo, ci siamo, ci siamo! Per fortuna non sta facendo i coltelli. E io intanto li stavo prevedendo. Dai, grande! Dai! Fanculo! Don Quixote de merda! Fanculo! Ragazzi, è che il video è stato tagliato, ma
Voi rendete conto di tutti i tentativi che ho fatto per sconfiggere sto maledetto boss. Qua, Molas. Non mollano. Non mollano. Non hanno capito ancora con chi hanno a che fare. Attenzione che c'è il buco. Madonna mia. Attenzione, attenzione, vai, vai, vai. Perfetto. A te, come faccio? Ah, guarda, devi saltare. Aspetta, devi saltare, ok, così. Capito. Però... Non devi perdere troppo tempo, perché altrimenti succede questo. Infatti, me ne sono accorto. Allora. Vabbè. Ma quanti livelli rimangono ancora? Non mi ricordo. No. Mamma mia. Dai! Proprio là si doveva mettere quella mosca, quella cimice, che cazzo è? No, vabbè. Comunque non so se l'ho detto, a parte il gioco figo, anche le musichette sono fighe in questo gioco. Sì, Grisor è il compositore. Grisor 87. Ah, ecco, infatti, Grisor, il suo nome l'ho visto anche nel gioco La Bay de Mort. È perché collaborano praticamente da sempre. Dai! Questi cosi qua, eh? Esatto, bravo. Nada. Cioè. Bene. Stranamente non sono morto. Dai, pure prevedendolo non cioè, ci era riesco. Finita, era finita sta sezione. Bene. Wow! Dai, ecco. Mi fa ripartire da qua, giusto? No! Cioè, io mi devo rifare sto coso. Sto passaggio. Ero rimasto a bocca aperta. Talmente lo sconcerto. Dai, e basta. Comunque, vedi la differenza rispetto a prima, eh? La stai cavando molto meglio. Ora, infatti, non mi pesa più adesso che... No, perché... No, vabbè! Pensavo di aver perso la vita! Devi stare là, perché ti arrivano in faccia praticamente i coltelli. No! Ah, merda! Chiudiamo allora, qua. Per oggi si conclude qua, ovviamente ci sarà una seconda parte, ovviamente. Perché questo gioco lo devo finire. La prossima volta sono sicuro che mi aspetteranno le peggio cose, e ci sta, eh. Diventa difficilotto, non che adesso non lo sia stato, però... Come è giusto che sia. Grazie per essere stato con noi, Simo. Figurati, grazie a te. Alla seconda puntata, ragazzi, ciao a tutti! È come fanno in tanti, aspetta, no? No, perché no? Grande. Ciao. Ciao.